Oggi in via Novelli è arrivata Sofia Inglese. Vai Sofia! Sofia, te la mando. Prego. Tanta roba, Sofia. Ciao Sofia, innanzitutto bene? Ciao. Sì, tutto bene. Tutto tranquillo. Ti senti a tuo agio qui? Sì. Meno male. Sai che sono dei ragazzi molto in gamba, sono del liceo artistico del Manzù. Tu che scuola hai fatto? Che superiori? Sono in quinta. Sei in quinta ancora? Sì, liceo coreutico. Ah, coreutico, a caspita, danze, queste cose, bene. Anche tu un po' artistico, sei, no? Sì. È arte anche quella, l'arte della coreutica, della danza. Paolo, tu sei un ballerino? Sì. Dopo ci vedremo dopo, Sei un flamenghiero, quello... No, sì, sudamericano, quindi salsa merengue, un po' di pop, sì. Qualcosa. Guardate il fisico, più merende, credo. Che più merende, salsa e merenda. Salsa e merende. Esatto. Sofia, loro hanno fatto una social card perché tu hai molte foto, credo, nei tuoi profili. Cosa va di adesso Instagram, Facebook, chi lo guarda? Nessuno. O lo guardi? No. Poco. No, poco. Poco. Instagram, di più Instagram. È, diciamo, il book per eccellenza. Allora loro hanno guardato, hanno sbirciato. Chi ha fatto la social card di Sofia? Qui agli strilli, sei circondata, attenzione Sofia, sei circondata. Loro due, non problema, sono molto gentili, sono molto, diciamo, dolci, perciò sono sicuro che hanno fatto delle cose bellissime e non sarcastiche. Vediamo la social card di Sofia Inglese, via! Sofia Inglese è una splendida modella bergamasca di classe 1999. Sin da piccola ha mostrato una notevole capacità nel saper assumere posizioni da vera diva. La sua spumeggiante qualità di risaltare unica in mezzo ad un gruppo le ha permesso di intraprendere una carriera da ballerina. Danza dall'età di 4 anni e frequenta la quinta superiore al liceo coreutico di Bergamo. La sua bellezza l'ha portata a candidarsi per Miss Italia, diventando poi una modella per capi d'abbigliamento di grandi marche. Sofia ama scappare al mare indossando delle comodissime infradito e passare tranquille serate in compagnia dei suoi amici. Punto fermo della sua vita sono la famiglia e i due fratellini, ma sicuramente un posto nel cuore riservato a Davide, la sua dolce metà. Insomma, tanti regali nella sua vita, come se fosse sempre Natale. Ma è vero che Davide è tuo dolce o non è la tua dolce metà? No, era uno scherzo in realtà che abbiamo fatto io e lui. Lui è il fratello del mio ragazzo. E allora abbiamo fatto... No, ma lo scherzo non sapete qual è? Cioè, proprio loro sono diventati fratelli, cioè sono proprio fidanzati ora il fratello? No, non hai lasciato il tuo ragazzo per il fratello? No. Abbiamo deciso di fare delle foto a Venezia. No, a Firenze, ho sbagliato. Ma romantica comunque, sempre. E niente, l'abbiamo pubblicate su Instagram e abbiamo scritto che eravamo fidanzati per vedere un po' le reazioni della gente e quella è la foto che ho preso più like in assoluto. Di tutte. In assoluto, dopo circa mezz'ora avevo già 500 like in una foto così. Tra l'altro è un esperimento perché noi facciamo, diciamo, una settimana di alternanza scuola-lavoro insegnando e parlando anche delle problemi dell'informazione. Questa è una fake news, vedi, la fake news rende, anche se fake, però i like vanno all'impazzata. Sì. Come si chiama lui? Davide. Il tuo ragazzo invece? Gabriele. Come l'ha presa Gabriele invece? No, c'è stato lo scherzo? No, sì. Perché è il fratello. Sì, potevi sì, fare, sì. Se invece con un amico già di Erode invece. Sì. Perché quante sono cose? Sono fratelli gemelli. Sono fratelli gemelli? Fratelli gemelli, vero? Sono gemelli? No, no. Ah no? No, no. I miei fratelli sì, Gabriele è più piccolo e più grasso. No, no, com'è no, Gabriele? Più è? Allora, lui è più piccolo e Gabriele è più grande. Ah, più grande. Di età sì. O di anche... Di età, di... No, di altezza. Anche di altezza è grande. È abbastanza muscoloso. Non lo dico per i ragazzi, è dura, perché se, a parte Leonardo che è 101 kg, gli altri devo stare attento perché Gabriele è muscoloso, voglio dire solo quello. Massimo Leonardo può fare col basso, che lui è un basso, può allontanarlo con la voce. Che bel sorriso che ha Sofia. Ma quante cose hai già fatto che sei in quinta liceo? E com'è stata l'esperienza di Miss Italia? Hai fatto Miss Italia? Hai fatto? Sì. Non eri un po', dico sempre questa cosa a tutte quelle che hanno partecipato a questa sfilata, a questo concorso, non eri un po' imbarazzata a dover esibirti, metterti in costume, farti vedere? Allora, sinceramente no. Perché comunque è quello che mi piace fare, sfilare è quello che mi piace appunto fare e no, non ero imbarazzata, poi soprattutto passando la prima fase c'era anche la fase talent e quindi ballare mi ha messo a mio agio, insomma.
per questa fase che è nuova rispetto al Mix Italia tradizionale, sa, ti permette di fare quello che volevi. Questo sei tu anche? Dove sei? No, qua non sei tu? Sì, quello è mezzo. Ecco qua, hai vinto. Ci guardavo nelle altre, non guardavo la parte centrale, che sì, è come la giugno. Regola dei terzi. Qui hai vinto... Miss Reflex, Miss Reflex qua a Bergamo. E come, ma si va d'accordo? Io mi domando sempre, non avendo partecipato mai e non per i motivi che pensate, non perché sono solo brutto, ma anche perché non è il mio stesso sesso, ma va. Confermi Paolo? Ah, sì, non so. non posso. Si astiene. Ma come, si va d'accordo con quelle sfilate lì? Oppure c'è molta, non so, ti guarda, ma guarda quella lì, che caviglie. Allora, che ha. Dipende. Ci sono ragazze e ragazze, allora io ho fatto parecchie amicizie che porto anche al di là delle sfilate, però ci sono anche ragazze che fanno gli scherzetti. Tipo uno scherzetto che non l'ha fatto qualcuno. Mi è capitato che per esempio mi nascondessero il numerino della gara e quindi io non potessi salire sul palco perché il numerino era sparito. No, ma bastardi sono, bastardi sì. Dentro. Eh no, bisogna di bastardi. Oppure... Paolo, come li chiami tu questi qua? Furbetti. Eh? Furbetti. Furbetti, però mi piace anche bastardi. Eh sì. Davvero? Ma non sei, cioè, dopo te l'hanno dato oppure no, hai saltato? No, hai saltato, non sono salita sul palco. No, sono bastardi. Oh, scusa. Molto come Aldo, Giovanni e Giacomo quando giocano a calcio lì, no? Me la sono giocata alla selezione successiva. E non hai mai scoperto il colpevole? Avevi dei sospetti? No, sinceramente non... Non ho continuato la cosa per non innescare... Cioè, vendette trasversali. Sì. E la tua famiglia invece come l'ha presa questo desiderio? Cioè ti appoggia, ti accompagna oppure sì. Accetta però non la sente propria? No, sì, accettano. Mia mamma è super gasata. Sì, eh? Sì, mia mamma pubblica ovunque le mie foto, più gasata di tutti. Sì, mia mamma sì. Devi tenere la tua freno, devi mettere le briglie. Sì. Mamma, basta. Sì, ogni tanto sì. Ricordati, sono io, mica te. Sì, ogni tanto devo dirgli, mamma, questa foto non metterla, ti prego. Perché sennò lei... Ovunque. Nella parte maschile è quello che succede a noi genitori quando abbiamo un figlio che gioca a pallone, magari gioca nei pulcini, sì, pensi cosa. Che è Maradona, capito? Allora no, perché non lo fa giocare, bravissimo. No, Paolo, succede un po' la stessa cosa? Sì, sicuramente noi genitori tendiamo a riversare sui nostri figli le nostre aspettative, quindi è chiaro, è anche un segno comunque di attestato di affetto, fiducia, di affetto, di fiducia, di stima. La misura poi si sa, quando uno è genitore la testa funziona, ci mancherebbe, ma funziona di più la pancia, e quindi poi ci sono delle cose che non riusciamo a trattenere. Sì. È vero, io lo dicevo, il cuore, tu hai la pancia, vedi, ognuno ha le sue terminologie, però è questo. E tuo padre invece com'è? Anche lui invece è come tua madre, è il tuo primo fan ovviamente dentro di sé, invece ne parlate ogni tanto di quello che fai? Sì, è d'accordo. Allora, io vivo con mia mamma e il suo compagno. Ok. E il suo compagno sì, mi appoggia, è comunque sempre d'accordo sulle cose che faccio, però ovviamente se non gli sta bene qualcosa esprime la sua opinione. L'opinione, certo, sì, sta sì. Ascoltando. Ma invece, diciamo, non sono preoccupati di quel mondo, è un mondo... Diciamo un mondo particolare dove ci sono diciamo, brave persone, ma ci sono anche i lupi, nel senso quelli che poi se ne approfittano, quelli... ci sono, sì, Sofia, sì. Ti mettono un po' in coda? Allora, personalmente non mi è mai capitato di incontrare persone comunque non professionali. Che volessero altro rispetto a quello che... Esatto, però capita... A ragazze che conosco è capitato, e ecco, bisogna fidarsi e non fidarsi in questo ambiente, dipende dalla situazione comunque e dalla persona che hai davanti. Sempre la testa è quella che conta, esatto. Sempre essere in guardia, questo è un buon insegnamento per sempre tutti, perché vedo gli occhi grandi di Sofia, gli occhi sono dei fanali, sono grandissimi. Hai imparato tu a truccarti anche per sì. Esaltarli questi occhi sì. Che sono così grandi? Sì. Vedi come sono esperto di trucco? Non lo sono inventato adesso perché non ho mai usato il mascara, giuro, in vita mia, non è che dovete malignare. Ma anche questo, quando vai ti prepari tu oppure hai dei truccatori quando vai in queste no, sfilate? Mi preparo da sola, però certi servizi fotografici, soprattutto quelli in studio, c'è la truccatrice e anche la parrucchiera, dipende dalle situazioni. E tu sei una modella che sfila di più oppure che fa, non so, set fotografici, cioè delle pose? Hai una specializzazione o ti chiedono più una cosa oppure qualsiasi cosa chiedono allora, poi nel tuo ramo? Allora, dipende. Infatti mi capita sia di sfilare che di fare servizi fotografici,
Quando sfilo, ecco, non posso fare l'alta moda perché non sono sufficientemente alta. Bisogna essere alti? 1,80 m minimo, sì. Giusto? Guarda, siete preparati, grandissimi, sì. Adesso è grande. 1,80 m, te non ci arrivi ancora, non ci no. arrivi, lì è dura. Quello l'alta, cioè diciamo le top mode sono sopra il 1,80 m. Esatto, sì, l'alta moda non lo posso fare, però comunque mi capita di sfilare. Si chiama alta moda perché bisogna essere alti, lo sapevate questo, no? Esatto. Lo sapevi Paolo? No, non è così, vabbè. Pensavo che fosse per questo. Però fai altre sfilate perché poi c'è anche sì, sì. la moda di tendenza, sì, la moda per questi ragazzi, poi credo che cercano dei visi come il tuo, no? Credo che... Sì. E come sono i provi? Cosa ti chiedono quando vai a fare un casting? Mi domando, io non ne faccio, no, com'è come fare un casting? Allora... Fallo tu a noi, facciamolo a lei ad esempio. Abbiamo il microfono, tanto così. Nome? Aurora. Aurora, cosa ti chiederesti Aurora? Allora, solitamente chiedono di presentarsi. Presentati Aurora. Mi chiamo Aurora Donadoni, vengo da Cesano Bergamasco e frequento la quarta superiore al liceo artistico Giacomo Pio Manzù. Presa. Manzù? Presa. 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 Beh, presa. E lì ci siamo. È andata. Poi? Poi chiedono cosa fai nella vita. Cosa fai nella vita, Aurora? Prevalentemente studio e frequento la danza classica e basta. Ecco, avevo già detto, se hai degli hobby. E poi solitamente chiedono di fare una passerella avanti e indietro. Famola. No, facciamo bene. Allora, no, ho visto il terrore, ho sentito l'adrenalina che passava. Ma passerella si intende avanti e indietro? Sì, sì. Allora, sai camminare? E ho un po' di difficoltà ogni tanto. Però riesci a camminare? Sì. Deambuli? Perché se deambuli, secondo me, si può fare. Cioè, giusto per far capire... Dai, prova, fai due cioè... passi. Attenzione, facciamo un bel incoraggiamento. Però, no. Ok. Professionista! Aurora! Bene, grande! È un po' accentuato, però diciamo che ha fatto un po' la macchietta, però è brava, è stata spiegata. Aspetto l'imbarazzo. È l'imbarazzo, allora si esagera un po' per coprire l'imbarazzo. Esatto. Apprezzano quando fai i casting, se una è un po' fuori dagli schemi oppure devi essere molto professionale perché altrimenti... Sì, alcuni casting prendono appunto perché sei diversa o particolare. Devi saper colpire. Esatto. Infatti devi avere l'occasione giusta, devi dire le cose giuste al momento giusto. Faccio 50 casting e vengo presa in uno. Sì, funziona un po' così. È dura, perché c'è una grande concorrenza, è difficile. Paolo? No, passerella e poi? Ah, e poi? Ancora? Passerella e poi? Ti scartano. Basta, finita. E poi mi è capitato, per esempio, di fare un casting per una pubblicità. Mi hanno messo una musica a caso e mi hanno detto balla come senti. Perciò ho detto mamma, basta, perché sì, non mi sì. posso far ballare. Anche perché tu sei una ballerina di danza classica, è giusto? Sì, 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 sì. Ma hai studiato parecchio? Stai ancora studiando? Sì, sto ancora studiando perché appunto faccio il liceo coreutico e studio almeno 2-3 ore al giorno. Sia danza classica che danza contemporanea. Ma studiare significa anche mettersi alla prova, cioè la parte anche pratica, cioè fare gli esercizi o soltanto sì. la parte teorica? No, anche faccio sia pratica che teorica, studio anche storia della danza, storia della musica, solfeggio, anatomia, queste materie. Sì, qui c'è Carla Fracci a Bergamo, c'è esatto, ma da voi c'è? Nella mia scuola, sì. No, è te, la tua insegnante Carla sì, Fracci? Sì, è la direttrice artistica della mia scuola e viene praticamente una volta ogni 2 settimane a visionare quello che stiamo Paolo, facendo. Posso invitare Carla Fracci qua? Sì. No, Carla, per me è un mito, è come, non so, Gimondi, Agostini. Una volta Carla sì. Fracci era... Un po' più femminile di Gimondi Agostini. Un po' più sì. femminile di Gimondi Agostini, cioè, un esempio un po' femminile. Più femminile. No. Oh, sguarda tutto. No, ma Carla Fracci era come, non so, adesso Ludovica Pagani. No, no, stessa. Ma e com'è? È severa? Dipende dalle lezioni, ci sono lezioni che ci dice bravi ragazzi, meglio, state migliorando, e invece lezioni dove si arrabbia e lì è finita. Dura, sì. Come l'étoile, la grande étoile sì, quando sì. si arrabbia è tremenda. Sì, sì, quando arriva a scuola super tensione. Sì, 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 sì. È come quando arriva anche in classe Paolo, quando entra deve provare le social card, chi ha fatto la social che guardo io? Paura. E qual è ci sono delle cose che ti vengono più facili, tipo la spaccata, così, oppure sei brava in tutto? Diciamo che ci sono cose sia di classica che di contemporaneo che mi vengono meglio, e cose no.
però si può sempre migliorare. Si può sempre migliorare. E invece, diciamo da grande, perché sei molto giovane, perciò è vero che hai già, fai la modella, danzi, però hai un obiettivo, ecco, diciamo, nella vita. Io vorrei fare quella cosa lì, se un sogno, si può dire anche un sogno. Allora, mi piacerebbe lavorare nel mondo dello spettacolo, e quindi mi piacerebbe molto fare tipo ballerina in TV, oppure concerti, queste cose qua. Però non so adesso che cosa farò dopo la quinta. Non hai deciso ancora? Non ho ancora deciso, perché sto facendo varie audizioni adesso per vedere un attimo che cosa fare. Però il mio sogno è sempre stato quello di fare il MAS, ovvero Musica, Arte e Spettacolo, che è a Milano. È Milano. Che... quello potrebbe essere, diciamo, il tuo sbocco sì. scolastico. Sì. E invece abbiamo parlato del tuo fidanzato, tutto va d'accordo, ho visto la foto del suo fratello, però... Sì, sì, sì. Non è, per cui ogni tanto arriva qualcuno e dice l'ho lasciato, ma ha lasciato, invece no, non abbiamo la parte. No, no. Paolo, non abbiamo la parte Maria De Filippi oggi, gufi, tranquillo. Però. Non gufare, Giorgio, sennò gufare. Poi vengono a cercarti. Dopo questa puntata non ti voglio più vedere. E Paolo, ma che bella è anche quando fanno danza le balline. C'era anche, è venuta da noi, Svetomira, sì. È venuta, la conosci? Svetomira... Todorova, brava. Sì, Stefanova. È stata la mia insegnante di pop. Di pop, ed è andata in onda proprio settimana scorsa, come me, due settimane non fa. Non lo sapevo. Eh sì, e com'è come insegnante? Come la fracci, dura o dolce? No, no, anche lei è un po' severa, me la ricordo, perché mi insegnava quando ero piccola, me la ricordo, era severa, però era anche dolce, sì. Siamo andate a Parigi pure a fare uno stage insieme. Sì, è brava, mi tranquillo, brava, mi piaceva. Teniamo i buoni rapporti con tutti, non so mai sapere. No, Paolo. Sì, non l'ho più sentita, però sì, mi trovavo bene. È brava, però non l'ho più sentita. No, vabbè, non l'ho più sentita. Paolo, che brava è invece Sofia, eh? Quante cose sa fare? Assolutamente, penso che sia da ammirare il fatto che quanti anni hai precisamente? 18 anni. Quanta esperienza e quanto mondo ha già visto a 18 anni, questo credo che sia... un invito a tutti i ragazzi, anche appunto i nostri coautori, a tirare sulla testa, provare, tentarci. Provare, questo è vero, non bisogna mai stancarsi, Sofia, di provare. Hai detto faccio 50 sì. casting, mi riprendono in uno. Sì. Se fossi una che si offende o si demoralizza, parliamo spesso del fallimento qui, della capacità comunque di riprendersi, della resilienza, come l'ha chiamata Marco Zanchi, no? Sì, capitano anche momenti no, nella danza e... C'è qualcuno che ti ha mai fatto piangere proprio dal dispiacere? Sì, gli insegnanti certe volte sono abbastanza esigenti, però comunque lo fanno perché vogliono che, cioè, pretendono molto da noi e vabbè, però... Come direbbero i tuoi amici, ci sta. Come si direbbe? Ci sta. Benissimo, allora ringraziamo davvero di cuore Sofia Inglese, che è stata da noi e è stata ospite del nostro social club. Grazie mille. Grazie. Sofia. Per il momento via Novelli Social Quark, oggi apriamo un quadro del pittore Velázquez, Las Meninas, presenta Sofia Inglese. Las Meninas è un quadro di Diego Velázquez del 1656, quindi risalente al periodo tardo barocco. Rappresenta i reali di Spagna, quindi Filippo IV e la moglie, ma la vera protagonista del quadro è l'infanta Margherita, posta in primo piano, accompagnata dalle sue cortigiane. L'infanta Margherita, Sofia Inglese. Grazie mille! Grazie mille! E grazie a Sofia Inglese che ha dimostrato, per la prima volta in diretta, che quando una modella ci sa fare, qualsiasi cosa indossi, lei a suo agio è sempre bella. Grazie mille Sofia. Grazie.